Diverse segnalazioni e fin troppe lamentele, al punto che ieri pomeriggio, dopo le ennesime immagini diffuse via social network, il rappresentante del Partito degli Animalisti, Enrico Rizzi, si è presentato alla Villa Margherita di Trapani e ha chiamato l'ASP e le forze dell'ordine per far loro verificare de visu lo stato in cui versava la vasca della stessa villa e soprattutto le condizioni in cui erano costretti a vivervi gli animali. Sul posto si è recato anche l'assessore al verde, Peppe Laporta, assieme ai tecnici comunali responsabili del settore. Alla fine, dopo il sopralluogo, gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato 47 tartarughe che erano nella vasca della villa comunale, dove ignare dello stato di degrado sguazzavano anche anatre e papere. Il provvedimento è scattato in seguito al blitz. La vasca versava in pessime condizioni igienico-sanitarie, come riscontrato dal veterinario dell'ASP. Da qui, pertanto, il provvedimento, anche perché si è configurato il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La denuncia è partita dall'ufficio per articolo 727,2 del codice penale. Stamattina Rizzi ha depositato denuncia formale contro il dirigente del settore comunale, l'architetto Canale, al comando di polizia municipale, allegando documentazione che attesterebbe dal 2017 ad oggi le varie diffide dell'ASP che intimavano di prendere provvedimenti per garantire l'igienicità e le condizioni di benessere a quegli animali. Le tartarughe, pur se sotto sequestro, per ora continuano a rimanere nella vasca di Villa Margherita, sotto custodia giudiziaria dello stesso dirigente comunale responsabile del servizio. Bisognerà trovare una struttura pubblica dove poterle trasferire, se no, in mancanza di questa, gli animali continueranno a vivere nella vasca di Villa Margherita che, per la cronaca, stamattina è stata pulita in via straordinaria. La pulizia, assicura l'assessore Laporta, era comunque prevista nella giornata di martedì, a prescindere dall'intervento di Rizzi e dell'ASP avvenuto ieri pomeriggio.